Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Propongo a ciascuno di noi oggi di fare nostra questa preghiera, questa invocazione, di avere questo desiderio: accresci in noi la fede, associata a quanto abbiamo pregato nel Salmo. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe, perché attraverso la fede cerchiamo sempre, ogni giorno, il volto del Signore. Allora impareremo a perdonare, a correggere il nostro fratello, come chiede Gesù nel Vangelo sempre. Allora impareremo a non compiere scandali, o se ci sono, impareremo a gestirli secondo la volontà del Signore, perché è inevitabile, dice Gesù, che avvengano scandali non solo nel mondo ma anche all'interno della Chiesa. Per questo serve avere, accrescere, che il Signore accresca in noi la fede, e perché ciascuno di noi che ha un piccolo grande servizio all'interno della Chiesa possa essere, come dice San Paolo nella prima lettura, irreprensibile. È una parola che torna ben due volte nella prima lettura. Chiediamo quindi di accrescere in noi la fede. E una domanda che lascio a ciascuno di noi. Gesù dice nel Vangelo: è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Non dice che scandalizzare i piccoli, uno di questi piccoli. La domanda che possiamo farci è: chi sono questi piccoli, uno di questi piccoli? Probabilmente il Signore ci fa incontrare nella giornata, nella nostra quotidianità, uno di questi piccoli. Chiediamo al Signore appunto la fede anche per riconoscere i piccoli che il Signore mette accanto a noi.